Ciao, allora, anche questa volta video tag, che però questo qui penso che lo caricherò fra mezzo, insomma, vabbè, comunque, allora, questo video tag è sulle action figure, e mi ha taggato Ashura's Corner. Vi metto il link al suo canale nella descrizione e poi metto il link al suo video tag di questo argomento. Lui praticamente fa recensioni di action figure e gadget di un po' di tutto, Sailor Moon, Puella Magi, Madoka Magica e poi cosa che aveva fatto anche Cardcaptor Sakura, insomma un po' misto comunque per lo più action figure e gadget, action figure, gashapon, gadget e cose del genere. Ah, e poi aveva fatto anche qualcosa di assaggi, vabbè comunque un po' misto, molto è molto bravo. Allora, prima domanda. Qual è stata la tua prima action figure? Il primo gadget e quanti anni avevi? E questa è solo la prima domanda. Bene, ok. Allora, la mia prima action figure è stata, credo, una Rei Ayanami. Però non mi ricordo. L'avevo anche già detto in un altro video tag. Non mi ricordo quale, perché ho la vetrinetta che ha praticamente un ripiano e mezzo solo di Rei, ok? Sono un po' fissata. Mi sembra di ricordare di averla presa a Verona al Fan City, che è un negozio molto bello che c'è in centro, che è un negozio di fumetti, gadget e così. E però non mi ricordo, io non mi ricordo che action figure era, cioè che versione era, se era una. Ne ho troppe, non mi ricordo, vabbè. E avevo. Allora, avevo già conosciuto i miei amici perché ero andata lì. Ero andata lì con una mia amica. No, anzi, sì, avevo già conosciuto i miei amici, quelli nella mia compagnia di gente a cui piace collezionare cose come me, insomma, no? Fumetti, eccetera. E aspettate, avevo. Beh, 23 o 24 anni, credo, perché ho conosciuto questa ragazza che collezionava, che colleziona ancora adesso, le action figure. È stata lei a introdurmi nel mondo delle action figure. L'ho conosciuta al lavoro. Io ho cominciato a lavorare a, sì, no, 24 anni, 24-25 anni. Non mi ricordo, insomma, intorno a quell'età lì. Non mi ricordo, è passato troppo tempo. Seconda domanda. Grazie a quale serie è iniziata la tua passione dedicata a questo tipo di collezionismo? E beh, direi Evangelion, perché appunto avendo preso Rei, perché sì, no, le prime action figure che avevo preso erano praticamente. Un po' di vento fuori, oh mio Dio, e un po' di tuoni, vabbè, un po' di. Ma è vento o pioggia? No, ok, è vento, vabbè, lasciate perdere. Ok, direi Evangelion. Mi piaceva molto il personaggio di Rei Ayanami, ma non quello tradizionale, quella diciamo in costumi alternativi. Credo di averne solo una. O due, no, due in costume tradizionale, però sono delle versioni con una grafica particolare. O tipo l'ultima che ho preso era la Romix 2 anni fa, e
era quella dei nuovi film, diciamo così, con la falce. Io devo ancora vederli quei film. Cioè, no, in realtà ho visto il primo, il secondo, credo, il terzo devo ancora vedere. Non mi ricordo però in che film la usa. Boh, forse nel terzo, non lo so, vabbè. Comunque, appunto, diciamo Evangelion, diciamo così. Ah, che scema! La prima domanda diceva il primo gadget, e chi se lo ricorda? Primo gadget. Il primo gadget che ho preso, credo che sia stato i kunai di Naruto quando ho fatto il cosplay. Che è uno di quei cosplay che, cioè, l'ho fatto perché lo facevano tutti. Mi vergogno a dirlo se io di solito faccio cosplay o di personaggi conosciuti, però magari in versioni alternative, o personaggi conosciuti, però non standard, diciamo. Tipo, che so, ho fatto, gli ultimi che ho fatto erano di Rainbow Dash. E però non l'ho fatta perché di solito la fanno sempre, magliettina strettissima, pantaloncino corto. I due cosplay che ho fatto io erano di tipo una aveva i jeans e le scarpe con dei lacci bianchi e azzurri, cioè un po' così, parrucca, gli occhialoni e la maglietta col cutie mark stampato davanti, per dire, e le ali fatte di crepla. Vabbè, comunque sto divagando. No, il gadget, credo che il primo gadget che io abbia mai preso sia stato i kunai di Naruto. Sì, no, adesso sto. Oh mio Dio, sta piovendo tantissimo. Vabbè, spero non mi piova dentro. No. Comunque, la seconda domanda, appunto, la serie, direi Evangelion. Direi Evangelion, però più che altro la passione mi è cominciata grazie a questa mia amica che mi ha fatto vedere le action figure e poi ho cominciato a collezionarle. Terza domanda: tra quelle che possiedi, quali sono le tue action figure e o i tuoi gadget preferiti? Tra le action figure ce ne sono due. Allora, una è Seras Victoria, che io sono strippata quando mi è arrivata a casa. Cioè, ero lì che, non dico che ho pianto, ma quasi. Cioè, mi è arrivata questa action figure bellissima. Poi, magari in descrizione vi metterò il link a una foto o qualcosa per farvi vedere com'è. È praticamente fatta molto grezza, è molto simile a come è disegnata nel manga di Hellsing, con la divisa color bordeaux molto scuro, e ha il braccio qua che è tagliato e gli esce fuori tutta una cosa nera tipo tentacoli, che praticamente è degli ultimi volumi, quando lei comincia veramente cioè, a usare i suoi poteri di vampira. È fighissimo, madonna, dovrei rileggere quel manga, troppo bello. L'unico difetto di quella action figure è che non sta bene sulla base, cioè non si incastra, i piedi non si incastrano bene sulla base. Vabbè, e quindi rimane un po' inclinata in avanti, ma vabbè, fa lo stesso. L'altra invece è Gwendoline di Odin Sphere, che cioè è scolpita benissimo, è una meraviglia da guardare. Cioè, e vi metterò sempre la foto sotto. Dei gadget, i miei gadget preferiti sono quelli di Sailor Moon. Il mio gadget preferito, e ve lo prendo perché qua è questo. Ah, oh, che bello!
Questo è il mio preferito. Poi di altri gadget di Sailor Moon, anche questo è tra i miei preferiti. Diciamo che quasi tutti i gadget di Sailor Moon mi piacciono, però quei due lì sono i miei preferiti. Quarta domanda. Qual è la tipologia di action figure che preferisci? Nendoroid, Petit, Chara, Statica, Dinamica, Gashapon. Allora, a me... Oh mio Dio, aspettate che chiudo la finestra perché... Ah no, no, niente, non sta entrando l'acqua. Santo cielo. Cioè... No, non piove neanche, c'è tipo una specie di velo di pioggia, cioè non, vabbè, fa paura, va bene, ok. Allora, a me piacciono molto quelle le statue, quelle però fatte bene, tipo, aspettate che vi vado a recuperare quella di vedo quale prendere, perché ecco, tipo questa Gwendolyn, appunto, di Odin Sphere, che tra l'altro adesso per Play 4 è uscito il rifacimento del videogioco in HD, che questo mese mi sa che lo prenderò. Sì, poi qua ho dovuto purtroppo adattarlo un po' così perché si era malamente staccata, purtroppo, e gli ho messo un chiodino dentro così rimane fissa qua sulla base. Cioè, allora, così. Ecco, a me piacciono soprattutto queste statiche così, fatte da Dio, perché, cioè, guardate, ditemi se non è bella. Tutti i dettagli. O, in alternativa, quelle tipo le Figma o... aspetta, cos'è che c'era scritto qua? Quelle dinamiche, però fatte bene, cioè tipo le Figma o ancora meglio, Dio, com'è che si chiama? Non mi viene in mente. Ne ho una di Dante, di Devil May Cry, le... Non mi viene il nome. È da un po' che non prendo action figure, non mi ricordo neanche più, vabbè. Comunque, diciamo, queste due tipologie, cioè quelle statiche, le statue proprio tipo così, cioè fatte con tutti i dettagli, cioè guardatela, ragazzi, è una bellezza questa action figure. A parte il fatto che mi si è praticamente staccata dalla base, ma vabbè, però per il resto è stupenda. E sono appunto quelle dinamiche, però quelle fatte bene, quelle con tanti accessori, tipo le ultime di Sailor Moon, che non mi ricordo che marca sono. Vabbè, ve lo scrivo in descrizione o ve lo scrivo qua da qualche parte. Quinta domanda. Fino a quanto saresti disposto a spendere per un action figure gadget? Beh, allora, per i gadget, se parliamo di Sailor Moon, qua si va oltre i 100 euro perché, come avete visto, come si dice, la recensione del Spiral Heart Moon Rod, quello l'ho pagato 120, per cui, cioè, per un action figure, allora dipende,
se è un action figure che è tipo rarissima da trovare, che è vecchia, che non si trova più da nessuna parte e che magari è fatta veramente, ma veramente bene, cioè è perfetta, allora fino a 100 euro o anche un po' di meno, insomma, no, forse li spenderei, però cioè ci penso tipo 1000 volte prima di prenderla. E diciamo che in media per un action figure potrei anche spendere fino a 80 euro anche di quelle nuove. Poi vabbè, se andiamo su robe vintage o cose di questo genere, cioè si può andare anche sopra 100 euro, però lì veramente ci penserei sopra 1000 volte, magari direi potrei farmelo regalare per il compleanno o per qualche altra occasione, insomma una cosa di questo genere, perché insomma parliamo di un action figure, non di una cosa che serve per la vita, è una cosa in più. Sesta domanda, qual è stata la più costosa che hai acquistato? Beh, appunto direi che come action figure, fatemi pensare, credo sia stata questa qui, perché mi sembra di ricordare di aver speso sui 40 o forse anche 50 euro. Se parliamo di gadget, allora direi lo Spiral Heart Moon Rod. Settima domanda, qual è stata la meno costosa che hai acquistato? Oddio, non lo so, non mi ricordo. Allora, tutte le... allora, se si parla di Gashapon, direi questi. Questi qua. Questi, che sono quelli usciti nel 2011. Come Gashapon nelle bustine, oppure anche in set dove potevi vedere tutti i personaggi. E questi mi sembra venissero sui 3 euro ciascuno, come Gashapon, cioè come bustina, come blind bag. Penso che siano stati quelli là, quelli a che ho speso di meno. Ottava domanda, cosa ne pensi delle riproduzioni cinesi? Allora, io cerco sempre di prendere gli originali, perché non mi sembra giusto, diciamo, tipo, ma sì, risparmiamo e prendiamo una riproduzione cinese. Però comunque quei soldi non vanno a chi ha creato veramente la statuina o l'action figure, il gashapon o cose di sto genere. Mi è capitato purtroppo di aver preso anch'io dei bootleg, perché non ero ancora così esperta come sono adesso. So distinguere un bootleg da un action figure, da un gashapon, da un qualche cosa di autentico. E preferisco sempre comunque spendere un po' di più, ma prendere uno originale. Se poi mi capita magari di trovarne uno che è carino, è fatto bene, è stampato bene, è colorato bene, è un bootleg, vabbè, dai, ok, cioè sì, lo prendo anche, però come dico, ultimamente cerco sempre di prendere originali. Nona domanda, la tua action figure femminile preferita? Beh, ma che domande sono? Rei? No, beh, poi lei comunque, cioè lei è bellissima. E io veramente stupenda, cioè vabbè. Vediamo la tua action figure maschile preferita. Beh, non è che ne ho tantissime.
direi Dante di Devil May Cry. Aspettate, cos'è che ho anche? Beh, ne ho diverse, ho dei Gashapon di Ushetora, che anche quelli sono molto belli, sono fatti molto grezzi, assomigliano moltissimo a come è disegnato il manga. E anche lì diciamo che c'è Ushio che non è male, molto bello, è fatto veramente bene, pur essendo un gashapon che sarà tipo alto così più o meno, cioè un gashapon standard piccolo, però sono fatti bene. Però quello, diciamo, action figure vera e propria, direi Dante, chi si lo ricorda, mi verrà in mente prima o poi, è un'action figure dinamica comunque, di quelle con i giunti snodati, eccetera. Undicesima domanda: se una persona... Ah, aspettate, è vero, anche, ho anche diverse action figure di Capitan Harlock, anche quelle sono molto belle. Preferita comunque rimane Dante, lo stesso. Se una persona o un personaggio veramente esistente venisse riprodotto in stile action figure, quale desidereresti che fosse? Oh, Tom Hiddleston, come Loki, ovviamente, però fatto bene, cioè voglio dire che sia un action figure, magari di quelle americane, fatte nei minimi dettagli. Dodicesima domanda: qual è l'action figure che desidereresti di più possedere, sia se rara sia se costosa? Beh, oddio, non credo di aver visto altre action figure che mi interessino particolarmente. Quelle che mi piacevano le ho prese, quindi non ce l'ho, cioè le ho già tutte quelle che mi interessavano. Tredicesima domanda: secondo te qual è la figure fatta peggio, poco conforme all'originale? Non ne ho, perché, cioè, almeno di quelle mie, delle altre non so, perché non mi ricordo di averne mai vista una che sia fatta così così, insomma, che sia fatta non uguale al personaggio. Di quelle mie nessuna, perché forse Dante, perché diciamo che ha un collo molto grosso e la testa piccola, però quello è un... il resto comunque uguale, nel senso l'espressione del personaggio è la sua, il vestito è il suo, per cui cioè, tutte le altre che ho sono comunque, le ho scelte, le ho prese perché comunque erano fatte bene, erano simili al personaggio, magari con qualche differenza stilistica, però era solo a livello stilistico, non è che siano fatte male. Ok. Quattordicesima domanda: hai mai pensato che un action figure che possiedi si potesse animare? Se sì, cosa hai immaginato che facesse? Vediamo. Un action figure che ho... ho un Nendoroid di Hatsune Miku. Quella, insomma, deformed con il porro, e ho sempre immaginato che si animasse e ballasse la Levan Polka. Cioè, non so se avete presente, ecco. Altre action figure che ho... sì, ne ho alcune di Memole, che però purtroppo si sono un po' rotte, quindi le ho lì, devo ripararle, vedo se riuscirò a ripararle, se no le riprendo. Sono dei gashapon. In realtà non sono proprio action figure, e ho sempre immaginato che anche lì si animassero e facessero, insomma, le cose che fanno nel cartone. Quindicesima domanda:
Cosa preferisci, packaging originale, mensola o vetrina? Allora, prima li avevo su una mensola, o meglio su un tavolo, dove adesso ho il mio set Lego Fantasy. Però prendevano un sacco di polvere, cioè ho dovuto lavarle letteralmente, fargli proprio un bagno. E poi ho comprato una vetrinetta e le metto lì, quindi direi vetrinetta. E no, non sono una che tiene le action figure nei packaging originali. Sedicesima e ultima domanda: qual è stata l'ultima l'ultima figure gadget che hai acquistato? Allora, l'ultima action figure che ho acquistato, parliamo di action figure, oh mamma, e chi se lo ricorda? Sì, ah sì, che scema, l'ho anche detto, Rei Ayanami nella sua divisa normale con la falce, che è stato 2 anni fa alla Romix. Quella è stata l'ultima che ho preso, di gadget, l'ultimo che ho preso è stato appunto lo Spiral Heart Moon Rod e l'Hip Rod di Sailor Pluto. Ecco, finito, e ci vediamo al prossimo video, ciao!